Ieri sera stavo leggendo la biografia di un grande poeta lirico tedesco, Heine. Arrivo al 1848 e leggo: a maggio, durante una visita al Louvre, il poeta già malandato stramazza a terra per una fitta acutissima la spina dorsale. Ecco, mentre, ma ve lo assicuro, mentre leggevo queste frasi di questa biografia, ho avuto anch'io una fitta alla schiena atroce, capite? Perché ieri ho preso il sole con la finestra aperta e quando prendo freddo alla schiena mi vengono delle fitte delle volte. Quindi Heine ha avuto la fitta al Louvre, io qua nella mia triste stanzetta da poeta, che è anche un verso di una poesia di Heine. Quindi mi sono sentito molto vicino a Heine, che ha passato gli ultimi 8 anni della sua vita in una tomba di materassi, come la chiamava lui, cioè a letto, praticamente l'ha passata a letto. Però ha sempre mantenuto il suo spirito, era un uomo molto raffinato e di gradevolissima conversazione. Ci piace molto Heine. Ci mancherebbe altro, però ecco, questa edizione qua che ho, economica, curata dal simpaticissimo Salvatore Barbaglia. Perché dico simpatico? Perché si vede proprio che adora questo poeta. Però, Barbaglia commette un errore, secondo me. Allora, vi dico prima, Heine, lo sappiamo, nel 1817 va ad Amburgo da uno zio ricchissimo, Salomon Heine. Purtroppo la figlia dello zio è una certa Amalia e lui si innamora di questa Amalia. Heine si innamora totalmente nel 1817. Amalia è stronza però, è stronza e... Forse gli dà solo qualche bacetto e basta. E lui scriverà questo intermezzo lirico, queste 66 poesie bellissime d'amore, questi canti, per questa stronza di Amalia. Amalia aveva anche una sorella e quindi lui ci prova con l'altra cugina, Thérèse. Ma il risultato fu identico. Noi poeti, se una non ce la dà, ci proviamo con l'altra. Però ci rimane in testa la prima. E allora, Heine ha scritto: porca vacca. Ne ha scritte. Ha sublimato, no, le sue erezioni notturne. Con queste 66 poesie, intermezzo lirico perché erano 66 poesie pubblicate in un libro tra una tragedia e un'altra tragedia. Aveva pubblicato queste, quindi intermezzo lirico. Cosa volevo dire? Scusate, forse sono un po' lento oggi, un po' noioso, mi sono appena svegliato. Ma quello che volevo dire, questo video era solo per, pur amando Heine, no? Ovviamente. Tra l'altro sul letto di morte ha detto delle parole su Dio meravigliose. Ecco, no, volevo parlare a Barbaglia, volevo dire una cosa a Barbaglia, perché questa maglia qui, innanzitutto dobbiamo ringraziarla che ha fatto soffrire il nostro poeta, così ci ha dato queste 66 poesie. Quindi, viva le donne che fanno soffrire i poeti. Grande simpatia per Amalia che non l'ha data ad Heine, forse gli ha dato un bacetto, appunto. Però poi si prende una libertà biografica, Salvatore Barbaglia, e ripeto, mi è simpatico anche Salvatore Barbaglia. A un certo punto dice che Amalia il 15 agosto del 1821 si sposò con l'insignificante, attenzione, l'insignificante Herr John Heine.
Friedlander di Königsberg. Un borghese di Königsberg. Uno con i soldi. Herr John Friedlander di Königsberg. Però lo chiama insignificante. Cioè, ma come ti permetti? Barbaglia, lo so che tu sei tutta dalla parte di Heine e tutti noi siamo dalla parte di... Ma come ti permetti di dire che Herr John Friedlander di Königsberg era un uomo insignificante? Come fai a dirlo che era insignificante? Poverino, magari non... Amalia ha preferito Herr John e che cazzo vuoi, scusami, Barbaglia? Innanzitutto, sii contento che ha fatto soffrire il tuo poeta e ti ha dato questo libro che ami tantissimo, questi canti. Poi lascia stare Herr John Friedlander, che magari non era insignificante, solo perché non era un poeta, capisci? Cos'è? Chi non è poeta è insignificante? Barbaglia? Fammi arrabbiare, eh? Quindi non permetterti di dire l'insignificante, Herr John Friedlander. Stamattina mi sono svegliato così, un po' incazzoso. Che ho avuto la fitta alla schiena come Heine. Spero di non passare gli 8 anni della mia vita, gli ultimi 8 anni, chissà quali saranno, se ci saranno, su una tomba di materassi. C'è il sole, adesso piglio il sole e smetto di parlare di Heine e di Herr John Friedlander.